iniziata la stagione dell'Ecco, venerdì pomeriggio raduno e primo allenamento a Rigamonti Ceppi, davanti ai tifosi. Domenica la partenza per il ritiro di Saint Vincent, che vedrà impegnati i blucelesti fino al 28 luglio, agli ordini di Mister Foschi, tra i più acclamati dai supporter, del suo vice Malgrati e di due nuovi membri dello staff, il preparatore Pietro Guido Lietti e il collaboratore tecnico Francesco Nenciarini. È iniziato anche il calciomercato dell'Ecco dopo le settimane di attesa per la conferma dell'iscrizione in B. In campo subito un volto nuovo, Brian Boci, terzino sinistro italo-albanese classe 2003, in prestito dal Genoa, ma anche tante importanti conferme. Hanno rinnovato, solo per citarne alcuni, Lepore, Giudici, Battistini, Galli, Melgrati, oltre al corteggiatissimo Buso, per lui un contratto fino al 2026. Ufficiale anche l'acquisto di Bianconi, che lo scorso anno era in prestito dall'Ancona, farà il percorso inverso Zambataro. Tante le trattative, tra le più concrete quelle per Cortinovis e Armellino, ma la società attende anche una risposta da Zuccon, tra gli uomini chiave della promozione in B. Io ho voglia di prendere giocatori che hanno voglia di venire a Lecco. Hai capito? Cioè per me un giocatore che mi dice mister io voglio venire lì non ha valore, non c'è un costo, non c'è una cosa, perché? Perché sicuramente mi dà di più di chi dice ma io voglio 10, io voglio 20, ma io voglio 5 in più, però mi devi dare, no. Quindi se uno viene qua perché dice ma mister io devo giocare in punta di piedi, non puoi venire a Lecco, punta di piedi non si gioca, con le scarpe a 13 no, ma su sintetico no, noi dobbiamo mettere scarpe a 6. Perché noi ci dobbiamo far sentire, non ci possiamo permettere il lusso di fare tunnel pallonetto e gol all'incrocio. Poi magari che Colepone piglia la palla e la mette all'incrocio. Bene, è un qualcosa in più. Però noi abbiamo bisogno di gente che morde e che ha voglia di venire a Lecco prima di pensare al contratto e ai soldi. Passi in avanti anche sul fronte stadio. Settimana prossima dovrebbero iniziare i primi lavori. Finalmente settimana prossima si iniziano i lavori e quindi è chiaro che e staremo attenti, c'è chi seguirà i lavori, cercare di farli il più presto possibile, perché chiaramente non vogliamo certamente, ma per tutti, per i tifosi, per noi stessi, andare a Padova, perché chiaramente non è dietro l'angolo. Villa Gomez torna alla sua originaria bellezza ottocentesca. Il comune di Lecco ha terminato il restauro dell'affresco del salone delle statue in gesso della Perla di Maggianico. Gli interventi, per un importo complessivo di 18.750 euro, hanno permesso di eseguire un recupero conservativo del disegno e la pulitura e la sistemazione della cornice. Tra le mani della Luzzana Restauri SRL di Civate, intanto, anche le statue di Peri e Cacico riprendevano vita. Come agli inizi, quando il compositore brasiliano Antonio Carlos Gomes, dopo averli fatti vivere nelle note della sua opera Guaraní nel 1870, volle dar loro spessore e profondità nei gessi posti all'ingresso della sua villa. Un modo per far immergere i visitatori che varcano il cancello del parco, passo a passo negli anni della scapigliatura milanese, quando Villa Gomes era vivace luogo di ritrovo di letterati e artisti. Abbiamo a cuore il patrimonio della nostra città, commenta Maria Sacchi, assessora al patrimonio del comune di Lecco, che qui ci ricorda la storia e un'identità molto precisa legata alla figura di Antonio Ghislanzoni, che ha reso Maggianico un polo culturale molto vivo con la presenza di tanti artisti della scapigliatura. La valorizzazione del patrimonio è la prima attenzione verso il nostro passato e la nostra storia. I primi interventi di manutenzione sull'edificio di questa amministrazione risalgono al 2021, quando a seguito delle importanti infiltrazioni di acqua rilevate abbiamo optato per il rifacimento dell'intera copertura della villa, conclude l'assessore, con l'intenzione di occuparci anche dell'affresco e delle statue attenzionate con questo affidamento. È un segno di valorizzazione delle nostre radici, perché qui la Moto Guzzi non è semplicemente una azienda. Qui ha fatto la storia di questa comunità. È stato l'assessore regionale al turismo Barbara Mazzali a inaugurare alle porte del museo di Moto Guzzi l'installazione dei cartelli che indicano la distanza di tutte le città dei motori da Mandello. Ricordo di un'avventura del Moto Velo Club di Lecco che in occasione del centenario nel 2022 aveva percorso 5.000 km attraverso tutta l'Italia. A bordo con i centauri anche l'Aquila di Mandello che nel 2021 non aveva potuto festeggiare i 100 anni dalla fondazione causa Covid. Qualcosa che nasce da lontano, nasce col Moto Velo Club durante
periodo del lockdown, per cui non era neanche, non solo non si poteva prendere la moto, ma nemmeno trovarci a sederci a parlarne. Ricordo le prime videochiamate per parlare di questo progetto. E poi la tanto attesa inaugurazione. L'assessore ha svelato la targhetta, un altro tassello di una lunga storia che ha permesso a Mandello di essere riconosciuta in tutto il mondo. Questo è esattamente quello che i turisti stranieri cercano quando vengono nel nostro bel paese e soprattutto in Lombardia, ovvero dei racconti, una narrazione che a molti possono sembrare delle semplici installazioni. In realtà è la storia di questo paese, cioè di questa comunità che attorno alla moto Guzzi o comunque attorno alle due ruote ha costruito, diciamo così, tutte le sue radici e le sue tradizioni. Quindi oggi ricordarli per giunta attraverso un percorso che può collegare più regioni, no? E quindi più racconti, più narrazione, è un grande momento, a me piace moltissimo. Oggi veramente tante persone a Mandello per questa occasione, anche l'assessore regionale al turismo, che valore ha per il territorio? Il turismo qua a Mandello deve tanto a questa fabbrica, perché la fabbrica, la moto Guzzi, le moto, la passione per le moto sono diventate il volano per il turismo a Mandello, perché il turista magari viene qui, viene perché sì, gli piace per le moto, vede il museo e tutto quanto, poi si accorge che abbiamo una terra meravigliosa. L'assessore e il consigliere regionale Giacomo Zamperini hanno poi visitato il museo di moto Guzzi. Guida d'eccezione il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli. Conferenza stampa di presentazione della 16ª edizione del Festival di Teatro di Figura tra i comuni e i monti della Valsassina dal titolo La leggenda della Grigna e della 24ª edizione della rassegna provinciale di Teatro dei Burattini dal titolo I luoghi del lago e dei colli. Tra poco, e più precisamente il 15 luglio, avrà inizio una rassegna dei Burattini che prenderà avvio per la Brianza Lecchese e che interesserà non pochi comuni per questo evento. I Burattini sono uno spettacolo importante perché insegnano sempre qualcosa non soltanto ai bambini ma anche ai loro genitori e quindi anche agli adulti. Sono un'iniziativa che viene sostenuta attraverso il Fondo Sostegno Arti dal Vivo, che è promosso dal gruppo A5, dalla Fondazione Comunitaria Lecchese e anche dall'Ariorete Holding. Noi siamo una società che nasce dal territorio, vogliamo essere sul territorio, ma soprattutto vogliamo essere vicini alle persone stanziate sul territorio dove siamo presenti. È questo per noi un modo di essere riconoscenti e attenti nei confronti di chi ci sostiene. Ecco, per noi però l'attenzione non è rivolta tanto al nostro cliente quanto piuttosto alla persona. Per noi la persona viene prima del nostro utente, del nostro cliente. Per noi è fondamentale l'attenzione per il territorio e per la comunità. Teatro dei Burattini, il teatro dedicato ai bambini e alle famiglie nei comuni della Valsassina. Anche quest'anno abbiamo coinvolto vari comuni grandi e piccoli della Valsassina, mettendo in rete, facendo delle proposte di teatro di qualità, quindi anche una promozione al turismo culturale. Il teatro ha una qualità particolare che è quella del rapporto diretto, anche se mediato dalla maschera, dal burattino, e quindi c'è un legame anche emotivo, affettivo. Io penso che abbiamo la necessità di recuperare un linguaggio semplice. Devo dire che noi purtroppo amiamo esprimerci in maniera complessa, articolata, e questo ci sta, ci mancherebbe, ma è importante parlare chiaro, parlare semplice, farsi capire, perché questo permette davvero di far comunità e di far squadra.